Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video. Video nel quale vi andrò a spiegare come fare per acquistare una nuova macchina, ovvero quali sono i vari passaggi da seguire, da fare o perlomeno quelli che ho fatto io per scegliere una macchina. Faccio questo video qui perché ultimamente, a parte me, qualche altro amico mio ha preso la macchina e mi ha chiesto qualche consiglio su quale auto scegliere, come sceglierla e via dicendo. Prima di tutto bisogna individuare il budget che avete, quindi fissare un massimo di soldi che volete spendere per poter comprare una macchina e poi successivamente scegliere se prende una macchina nuova o una macchina usata. Un altro passaggio fondamentale da fare è il fatto di scegliere la motorizzazione o l'alimentazione meglio, ovvero scegliere se prenderla a benzina, gasolio, i gas, quindi metano, GPL, o in questo video non tratteremo le ibride o le full elettriche. Per fare la scelta dell'alimentazione dovete tener conto di come utilizzate la macchina, in che ambito e di quanti chilometri fate all'anno. Perché questo? Perché se fate meno di 15.000 km all'anno vi conviene prendere un benzina, perché dovete tener conto che i gasolio, perlomeno quelli recenti ma anche quelli un po' più vecchi, hanno FAP e valvola GR, che sono componenti che per lavorare hanno bisogno di entrare in temperatura, hanno una temperatura di esercizio molto alta. Invece per quanto riguarda i benzina non hanno questo tipo di problema, infatti se usate i benzina per piccoli spostamenti, brevi spostamenti, i benzina non hanno grandi problemi perché si riscaldano facilmente e quindi conviene prenderli. Se fate più di 15.000 km all'anno, anche 20, vi consiglio perlomeno di andare su una motorizzazione a gasolio. Perché? Perché sono motorizzazioni che, se fate tanti chilometri all'anno o tanti chilometri giornalieri in generale, danno il meglio di sé per quanto riguarda i consumi e la manutenzione, perché non essendo che questi componenti, come vi ho detto prima, la valvola GR e il FAP entrano in temperatura e quindi lavorano in modo ottimale, il motore segue il suo ciclo di vita normale, quindi automaticamente ci sarà se fate la manutenzione regolare il motore farà tanti chilometri, perché comunque il gasolio è un motore che fa tanti chilometri. Il consumo, una volta superati un tot di chilometri che la vettura fa, a parte quando è nuova, tipo questa, che adesso consuma l'ira di Dio, e si assesteranno intorno a consumi molto bassi, comunque anche in autostrada avrà consumi bassi. E poi ci sono i gas, il metano e il GPL, che anche queste sono motorizzazioni che conviene alle persone che fanno tanti chilometri, però hanno la pecca che gli impianti di rifornimento non sono diffusissimi, ovvio, dal centro Italia verso il nord sono molto diffusi, mentre al sud sono un po' meno diffusi, però in linea generale, ad esempio, se fate tanta autostrada dovrete uscire spesso per fare rifornimento e questo implica comunque che i tempi si allungano. Un altro difetto di queste due motorizzazioni a gas è il fatto che se fate tanti chilometri in un giorno, ad esempio, dovrete mettere in conto che dovrete fare il rifornimento una volta al giorno, perché se andate solo esclusivamente a gas, quindi GPL o metano, l'autonomia dell'auto in sé per sé non è come quella di un benzino o di un gasolio e quindi dovrete tener conto che se fate tanti chilometri giornalieri dovrete fare il rifornimento una volta al giorno oppure ogni 2-3 giorni a seconda dei chilometri che fate. Uno dei vantaggi di queste due motorizzazioni è che hanno degli sgravi fiscali. In alcune regioni italiane, ad esempio, queste pagano meno di bollo perché inquinano di meno, cazzi e mazzi, e penso addirittura che possano entrare in certe ZTL. Decise queste cose fondamentali, andate a vedere l'auto o il vostro marchio preferito, e sia su internet o nei vari concessionari della vostra zona, e un consiglio che vi do, che è una cosa che ho applicato pure io per scegliere la macchina, è di non fermarvi a un solo marchio, ma magari se avete deciso che vi piace una macchina di un tot marchio, andarvi a vedere le auto simili anche di altri marchi, che siano nuove o usate, quindi o su internet o nei vari concessionari della vostra zona.
nel caso avete un'auto usata da dare indietro, quindi non troppo vecchia, che comunque il concessionario vi possa valutare, e fatevi valutare da tutti i vari concessionari della vostra zona, o se andate anche in altre zone, anche, comunque fatevi sempre valutare la vostra auto, perché la valutazione di quella auto lì vi andrà a far abbassare il prezzo dell'auto nuova che andrete a comprare, nuova o usata che andrete a comprare. Se invece avete una macchina troppo vecchia e che non, il concessionario comunque non vi può più valutare o darvi qualcosa in cambio, vi consiglio di aspettare gli incentivi statali per poter comprare, perlomeno per poter avere delle agevolazioni in fase di acquisto. Questo però per lo più vale sul nuovo, sull'usato bisogna guardare delle categorie, quindi bisogna star lì a informarsi bene. Un'altra cosa della quale dovete tener conto in questo periodo storico è che se andrete a comprare una macchina nuova, ovvero la andrete a ordinare, quindi mettendoci tutti i vari accessori che vi piacciono di più, dovete tener conto che questa macchina qui per arrivare ci metterà tanto, perché in questo periodo qui ci sono un po' di problemi tecnici per quanto riguarda alcuni componenti. Adesso come adesso ci sarebbero da tenere in considerazione anche altre motorizzazioni, diciamo, cioè motorizzazioni, altri tipi di alimentazione, ovvero quella elettrica. Queste altre motorizzazioni si dividono in altri quattro tipi di motori, motorizzazioni, chiamatevele come vi pare, ovvero il full elettrico, le auto elettriche che sono completamente elettriche, le mild hybrid come questa, ovvero hanno una piccola batteria di supporto che non vanno mai in elettrico, ma le batterie aiutano il motore termico, le full hybrid che sono vetture che hanno la possibilità di andare in elettrico, però non sono vetture che non hanno bisogno di essere ricaricate, ma fanno tutto da sole, si ricaricano da sole in autonomia. E le plug-in hybrid, che sono vetture che hanno una batteria che va ricaricata, hanno un motore termico e una batteria, e la batteria va ricaricata. Non vi andrò a spiegare come scegliere una di queste vetture qui, uno perché non l'ho mai guidata per tanto tempo, ci ho fatto solo dei semplici test drive così, ma per poco tempo, e non sono andato a vedere quella cosa in particolare, ma sono andato a vedere se quella vettura a me potrebbe convenirmi prenderla, insomma. E quindi non vi saprei consigliare uno di queste quattro motorizzazioni. So solo che se fate tanta città, l'elettrico conviene molto, fa risparmiare tanto. Dopo tutte queste spiegazioni vi dico che per prendere quest'auto a me mi ci sono voluti un paio di mesetti tra tutto, tra sceglierla, tra girare i concessionari e farmi fare il preventivo per la vecchia macchina che ho dato indietro. E già io bene o male sapevo che macchina sarei andato a prendere, però comunque volevo farmi fare dei preventivi per quanto riguardava altri marchi, però comunque di categoria simile a questa. Quindi mi sono andato a informare sia per quanto riguarda i prezzi, sia per quanto mi andavano a valutare quell'auto lì. Arrivati qui io penso di avervi detto tutto, se mi manca qualcosa, se mi manca qualche passaggio, fatemelo sapere nei commenti, e se volete sapere altro che magari non ho detto o altre cose che volete che approfondisca, chiedetemele. Quindi detto ciò, mi raccomando, commentate, condividete, lasciate like e niente, arrivederci al prossimo video.